Eccoci qua. Buonasera a tutte e tutti e bentornati a una nuova puntata di Matrix Dentro di Noi, il format che una volta a settimana vi porta alla scoperta dei meandri dell'Italia che cambia e soprattutto ci guida alla ricerca di nuovi o antichi punti di vista, nuove o antiche forme di pensiero. La domanda che ci muove è sempre la stessa: la realtà è veramente quella che percepiamo o i nostri pensieri guidano la nostra percezione in modo spesso superficiale e approssimativo? Oggi ne discuteremo con un ospite di eccezione, come si dice. In particolare l'ospite di oggi è Giancarlo Tarozzi, che come si può intuire dal cognome è un mio parente, in particolare mio papà, mio padre, ma da qui in poi appunto Giancarlo. E appunto tra le cose tra i vari argomenti che toccheremo oggi c'è proprio quello dei ruoli, no? Come ognuno di noi nella vita può indossare diverse maschere, appunto comportamenti e poi, come spesso ricordo in questo programma, si rischia di perdere la vera domanda, ovvero chi siamo noi, chi sono io, tolte le sovrastrutture, tolte le influenze culturali, le esperienze, eccetera, eccetera, eccetera. E come ho accennato nella prima puntata, Giancarlo è una persona che ha un percorso molto vario e diciamo, ha studiato le culture di mezzo mondo, dalle culture indiane, nativi americani, alle culture celtiche europee e molte altre ancora. E io, diciamo, ho avuto la fortuna in qualche modo di crescere in mezzo a tutti questi studi e ovviamente tutto ciò ha influenzato profondamente il mio percorso. La prima puntata di Matrix fu un dialogo tra me e me, oggi, e qui introduco appunto Giancarlo, oggi è un dialogo tra me e te, Giancarlo. Aspetta che ti faccio entrare. Eccoti qua, ciao, Ciao a tutti, benvenuto. ciao Davide, Ciao, buonasera. buonasera. Allora, comincerò anche questa chiacchierata come tutte quelle che sto facendo in questo periodo, che è la prima domanda, è la domanda bonus, la domanda jolly, che è come stai vivendo questo periodo? Quindi ti do la parola e io mi eclisso momentaneamente. Bella domanda per cominciare. Questo periodo, in effetti, lo sto vivendo un po' con occhio antropologico, quindi a parte l'aspetto malattia che è il più scontato di cui hanno parlato fin troppo in questi mesi, osservo tutti i giochi che ci stanno dietro. Mi sembra in certi momenti di vivere come in certi film di fantascienza, di fantasy, dove la realtà viene all'improvviso stravolta da un qualche cosa di esterno. Ribadisco, tralasciando gli aspetti fin troppo visti di morti, feriti, malati e tutto quanto, vedo un enorme allontanamento degli individui, quello che viene chiamato ormai incrossivo distanziamento sociale, che ok, in certi momenti può essere stato utile. Anche se ora non è più, vediamo che c'è la paura di uscire, la paura di riprendere i contatti. Quindi ogni essere umano, non dico tutti, tende a rinchiudersi nella sua piccola torre d'avorio. La comunicazione tra gli individui sta scomparendo, perché avere questi teli sul volto impedisce di trasmettere qualcosa con l'espressione, impedisce di trasmettere molte cose. La cosa che mi sembra molto preoccupante è che anche ora, che non è più così strettamente necessario, o soprattutto in zone dove non lo è, le persone hanno sempre più paura di farne a meno, cioè c'è una disabitudine. Leggevo proprio ieri che sono in aumento gli incidenti stradali perché i pedoni preferiscono camminare in mezzo alla strada che passare vicino a qualcun altro, e questo mi sembra molto grave, perché pare che questo virus, secondo molti, si stia esaurendo, ma queste distanze che sono state create molto probabilmente rimarranno per moltissimo tempo e il rapporto tra le persone, non avendo più possibilità di contatto fisico, di contatto emozionale, finirà col disperdersi sempre di più. In Belgio l'85% delle persone, anche se non c'è più l'emergenza, ha paura di uscire di casa. Questo su un piano di scoprire se stessi, di capire quello che c'è intorno a noi, lo vedo come una cosa estremamente preoccupante, più o meno guidata, più o meno manipolata, più o meno tante cose che magari esulano da quello che stiamo dicendo adesso, ma il risultato, appunto, visto con occhio antropologico,
mi spaventa molto, per quello che continuerà a esserci anche dopo. Certo, sei partito a bomba e questo... Questo, appunto, questo programma si chiama Matrix dentro di noi e, come sai, diciamo un po' la domanda, in qualche modo, anche il presupposto che l'ha mosso è la mia convinzione che come esseri umani ci costruiamo le nostre gabbie, no? Ci costruiamo, certo, diciamo, anziché qualcosa di esterno che in qualche modo ci impone una realtà, noi, per carità, ci sono i media, le influenze, tutti i condizionamenti esterni, ma noi ce le autoalimentiamo appunto con delle convinzioni che spesso appunto diventano la nostra percezione e il nostro percepito. E quindi però vorrei chiederti proprio come la vivi tu questa cosa, cioè quest'idea di Matrix dentro di noi, qualcosa che ti risuona, se sì in che modo, se no in che cosa non la condividi, cioè, se ti dico, insomma, che cosa ti fa pensare questa affermazione? La condivido pienamente La mia sensazione, l'esperienza di tutta la vita, di viaggi, di contatti, anche di percorsi personali, mi ha sempre portato ad avere questa idea appunto di quello che viene chiamato qui Matrix, che è quella scultura, quell'opera d'arte meravigliosa che c'è dentro ognuno di noi, per cui si tratta di togliere tutto quello che non assomiglia alla nostra parte reale. Mentre invece purtroppo si finisce con l'ingrandire sempre di più queste sovrastrutture, utilissime da bambini piccoli, molto meno quando si cresce. E diventa quindi non un percorso di allargare, ma di togliere, 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 fino a far splendere di nuovo, come fa chi estrae un diamante, come chi estrae uno smeraldo, e toglie tutto ciò che lo rendeva impuro. Il che, da un certo punto di vista, è più semplice di quello che siamo abituati a credere, dove ci sia una grande fatica. Io un esempio che amo da moltissimo tempo, che può sembrare banale, ma nella mia esperienza banale non è, è quello di una persona che in mare, per rilassarsi, non deve fare assolutamente niente, il cosiddetto fare il morto, e la sua leggerezza affiora proprio perché non fa niente, perché non ha paura, perché non ha blocchi che lo trattengono. E uscire, esprimere, contattare il proprio vero sé spesso è l'equivalente. Lo Zen lo chiama non agire, altre culture lo chiamano in altri modi, ma è proprio un lasciare naturalmente affiorare quella parte che è più leggera delle paure, più leggera degli odi, più leggera delle malattie, più leggera di tutto ciò che sono dei fardelli che non vanno negati, ma vanno usati, perché noi abbiamo degli strumenti meravigliosi, un corpo, una mente, frutto di miliardi di anni. E quindi basta riprendere il controllo di queste parti che per pigrizia abbiamo lasciato andare a ricoprire quell'opera d'arte bellissima che c'è in noi. Esatto, è una delle esperienze, secondo me, insomma, più interessanti che tu porti avanti insieme a Maria Rosa è la One Experience, che in qualche modo tratta proprio di questo, no? In 9 giorni, rispetto ai 1000 altri corsi o esperienze che vengono proposte, diciamo, sulla crescita personale, quello che mi ha colpito è che in questi 9 giorni non vengono tanto date cose, ma appunto, come dicevi ora, vengono tolte, no? Tolte sovrastrutture, sovrastruttura famiglia, sesso, paure, guerre, morte, e mille altri. Esatto, e si va appunto alla ricerca di questo uno, no? L'esperienza dell'uno. E, domanda delle domande, tu lo hai trovato questo uno, il tuo uno, una volta, diciamo, riesci a vivere in contatto con questo uno, o poi comunque nel quotidiano le sovrastrutture ti travolgono, insomma, come riesci, come va con questo tuo uno? Sarebbe estremamente presuntuoso affermare di essere sempre e soltanto nell'uno, e credo che chi lo afferma menta, perché comunque, come dicevi tu, esperienze, prove, difficoltà emozionali, affettive, sono continue distrazioni, ma quello che è importante è che una volta che tu contatti questa parte reale, io posso dire di averla contattata molto tempo fa, fino all'adolescenza,
ci puoi ritornare ogni volta che ti accorgi di esserti perso. E quindi tu hai citato la One Experience. Di tutte le tonnellate di esperienze che ho fatto nella mia vita, per me è stata una delle più importanti. L'ho fatta nel 97, quindi parecchi anni fa. E ogni volta che mi capita di guidarla, di ritornarci dentro, è di nuovo un lavoro personale di pulizia di scorie. Perché comunque, sempre, come pulire una casa. Se tu una casa ce l'hai pulita, entra di nuovo la polvere, è normale, è umano, ma è più facile toglierla. E più la tieni pulita, più diventa facile togliere la polvere. Questo avviene nella mia esperienza personale. Quotidianamente ci sono cose che portano un po' fuori, ma diventa via via sempre più semplice accorgersene e non dargli più importanza, non dargli peso e quindi tornare a galla, per fare l'esempio di prima. E quando l'hai vissuto almeno una volta, non te lo scordi più. È come quando un adolescente per la prima volta incontra il sesso, la sua vita non è più come prima. È entrato qualcos'altro a far parte e la consapevolezza è qualcosa di analogo. Quando l'assaggi non la lasci più andare. Sì, confermo, perché appunto ho avuto la possibilità di vivere anch'io questa One Experience, ma non ti nascondo che comunque poi a volte mi restano delle domande, no? Ad esempio, come nel quotidiano, nella vita, distinguere appunto questa parte autentica di me da emozioni, sovrastrutture, anche paure e reazioni. Io spesso mi chiedo, per esempio, non so, anche cose belle, non solo cose negative, tipo... mi piace questa cosa, mi piace guardare un telefilm, mi piace guardare una partita di calcio, mi piace mille cose che uno può fare anche come hobby, eccetera. Spesso mi chiedo quanto c'è davvero di me in questo e quanto è un comportamento indotto, no? E questo confine. Come riesci a distinguere, non dico nei momenti appunto più in qualche modo elevati, ma nel tuo quotidiano, riesci a distinguere se sì come... tra appunto per esempio le reazioni o anche solo le emozioni, non parlo delle emozioni più nobili, parlo proprio di emozioni in quanto tali, come fai a distinguere quando una scelta è davvero una tua scelta e non comunque un orientamento di qualcosa che arriva da fuori, se ci riesci, ecco. Un modo che per me è sempre stato importante è, può sembrare solo semantico, cioè abituarmi a distinguere, che ne so, alla mia mente piace guardare dei film, non a me, al mio corpo piace mangiare, piace il sesso, piace fare i bagni in mare, alla mia mente piace leggere e approfondire. Se ogni volta che riesco, e che quindi si può riuscire, un attimo dopo un qualcosa di esterno, cioè, ad esempio, c'è un bel film, anche un film stupido, un film banale ma divertente, sono stanco, sono stressato, mi metto davanti alla TV e mi chiedo, ma mi piace? E magari una parte di me ne ha voglia, non sono schiavo, non mi identifico in quel film, in quell'emozione, ma me la gusto, perché non mi ci identifico più. E questo è legato, secondo me, al concetto di Matrix dentro. Riportare, appena te ne accorgi, a te come testimone. Forse come sintassi non quadra, ma il concetto è quello. Quindi ripartire da te che stai al centro e che hai un corpo che ha bisogno, a cui piace fare belle cose. Hai una mente curiosa, piena di emozioni, alcune meno belle. E allora magari le distingui. Ci sono dei film che mi fanno schifo, ci sono delle emozioni che mi fanno schifo. Ma in tutti e due i casi non sono io. E quindi posso anche decidere che quel film violento, splatter, non mi interessa. Magari però l'ho visto per un po'. Quell'emozione magari di rabbia sgradevole non mi interessa. E magari dopo qualche momento, perché ripeto è umano, la lascio andare. Ecco, la lotta, il lavoro continuo è fare di tutto per ridurre sempre più l'intervallo tra quando questa emozione arriva e quando scegli. Una cosa voglio dire, visto che hai citato la One Experience, un esempio che mi è molto chiaro per capire come non è poi così difficile fare ciò che la mente ti porta a pensare che lo sia,
e che faccio spesso anche nella One, è il modo in cui in alcune parti vengono addomesticati gli elefanti. All'elefante piccolo viene legata una corda molto grossa e quindi per quanti sforzi faccia non riuscirà mai a liberarsi. Via via che l'elefante cresce, questa corda viene ridotta, l'elefante adulto viene portato in giro con una cordicella e non si libera perché il ricordo di non esserci riuscito gli impedisce di provarci. Ecco, esperienze come la One cosa sono? Se tu fai capire, fai provare all'elefante una volta che ha rotto la corda, non ci può credere più, in quell'istante cambia tutto. Poi magari gli fa comodo, fa finta perché mi tengo la corda, mi danno da mangiare, mi fanno il bagno, ma non è più un devo. C'è qualche ambito di realtà, adesso questa è una domanda un pochino più personale, ma come appunto chi ci segue lo sa, mi piace alternare, diciamo, riflessioni più ampie a domande anche un pochino più personali, quindi ovviamente le domande personali si sceglie se rispondere o meno, ma c'è qualche ambito in cui fai fatica, adesso non per fare appunto, per divulgare la tua vita privata, ma un po' per portare anche nella... No, nell'immedesimarsi, cioè conoscere queste cose ti porta poi a riuscire, diciamo, ad applicarlo ugualmente a tutti gli ambiti della tua vita, oppure in alcuni settori dici, cavolo, cazzo sì, lo so, però lì alla fine mi scordo anch'io che ho solo una catenella, diciamo. Beh, a volte ci sono momenti emozionali, non parliamo quindi di quelli belli, ma momenti di reazione, per esempio, nella relazione con altre persone, in cui gli automatismi rendono difficile e magari ci vuole un po'. Rispetto magari a altre in cui ci posso volere secondi, in altre cose ci può volere anche magari qualche ora, ma mai di più. Questo posso dirlo tranquillamente. Ci casco, tocco il fondo, ci sbatto, ma dopo un pochettino dico basta, basta. Una delle cose che mi ricordo già molti anni fa, quando parlavamo, che io mi interrogavo sulla consapevolezza, sulla coscienza, sull'essere vivo, che tu mi dicevi, guarda, cominciare a esserlo, essere consapevoli di esistere anche solo un minuto al giorno è già una conquista, no? Nel senso che, non so se era qualcosa che ti aveva detto qualcuno, era una tua, diciamo, È teoria, una realtà comunque, comunque, sì. certo. Diciamo che è una cosa forte, no? Nel senso che in effetti passiamo intere settimane, no? Dico anche persone che comunque fanno percorsi e chi ci segue probabilmente li fa, nel senso non abbiamo un pubblico proprio il più generalista di tutti, però credo che più o meno quasi tutti, se non tutti, caschiamo nella cosa a volte di passare intere settimane senza fermarci a dire ma perché, cosa sto facendo della mia quotidianità, anche se si fanno cose belle, no? Però come Gaber lo chiamava l'ingranaggio, no? Entriamo in un ingranaggio, l'ingranaggio Gaber era estremizzato, diciamo, legato alle fabbriche, ma anche chi fa una vita magari più libera, poi a volte si rende conto che appunto ha seguito un programma, le relazioni, le attese della società, dei parenti, degli amici, del lavoro e così via. E quindi, cioè, questa cosa mi colpì molto, appunto, che già arrivare un minuto al giorno è una conquista. È un'affermazione che ritiene ancora vera oggi, che sono passati un po' di anni. Sì, e per questo una cosa che ho letto tantissimi anni fa, che è stata uno dei punti che mi porto sempre dietro, era l'affermata Gurdjieff, un ricercatore iniziato, comunque occidentale, che sono abbastanza rari, e dove lui diceva che se riesci a risvegliarti, faceva quindi l'esempio del dormire, che è la condizione normale quotidiana, la prima cosa che devi fare è svegliare qualcuno intorno a te che ti tenga sveglio quando ti riaddormenterai, perché da soli è quasi impossibile, perché tutto ciò che c'è intorno porta facilmente a riaddormentarsi, ma avere intorno altre persone che al di là del percorso che fanno, hanno fatto questo patto di svegliarsi a vicenda, questo lo rende sempre più possibile. Un buon modo, tu parlavi del minuto, in effetti. Se uno stabilisce quasi come gioco, oggi sono stato sveglio un minuto, domani provo con 1 minuto e 5 secondi, come con certe pratiche sportive anche, senza ansia, pian piano si espande, ritorna. E
Infatti esiste una tecnica che si chiama sogno lucido, che è anche lo yoga tibetano del sogno, in cui tu impari a essere consapevole mentre sogni, il cui obiettivo primario su un altro piano è imparare a essere consapevole mentre sei sveglio. Perché se tu in un sogno riesci a ricordarti di esistere, ci puoi ricordartelo anche mentre sei sul treno, mentre viaggi, mentre fai una coda alla posta. Perché ogni momento diventa una possibilità. La più grande catena da elefante da smantellare è la due convinzioni. Uno, non fa per me, non sono all'altezza. Due, è terribilmente difficile, bisogna soffrire per arrivarci. Queste sono le catenone più grandi che ci hanno appiccicato da piccoli, per cui uno non ci prova neanche. Ma quando lo assaggi, ti accorgi che, ripeto l'esempio del fare il morto, nuotare è faticoso, fare il morto no. Hai toccato un punto anche molto importante secondo me prima quando hai detto il discorso sul svegliare, avere qualcun altro che ti svegli e da svegliare in qualche modo, no? Quindi le relazioni, le famose relazioni umane. E uno dei sentimenti che ho incontrato tanto in questi anni di ricerche dell'Italia che cambia, nelle persone che fanno percorsi di vario tipo, da sostenibilità ambientale a spiritualità, eccetera, è un senso incredibile di solitudine. Proprio una percezione di alterità e di diversità che, questa è la mia teoria, è molto amplificata dai media che restituendo costantemente solo un certo tipo di umanità fanno sentire chi non si rispecchia in quel tipo di umanità come quello strano. Io spesso dico no, quelli strani sono quelli che vedi in TV, nel senso che questo non vuol dire negare che c'è tanta gente, diciamo, non particolarmente evoluta, però neanche che ognuno di noi sia l'unico nel mondo, no? E quindi tendiamo a essere isolati e a vivere isolati. Di conseguenza, appunto, è importantissimo, come hai detto tu prima, che quando uno si sveglia riesca a proporre ad altri, diciamo, il proprio percorso. Ti voglio fare una domanda su questo, ma appunto se prima... Sola. Sì, vai. No, una cosa, non il proprio, un percorso. Scusa se ti ho interrotto, ma il proprio mi sa tanto di missionare. No, un risveglio che non può non essere affatto tuo, perdonami. Perché è pericoloso l'idea che io propongo il mio come se fosse l'unico. L'importante è che l'altro si risvegli in qualunque modo. Quello che hai vissuto, no? Non ho capito, sai cosa vuoi dire. Se io mi sveglio in qualche modo e sì, in qualche modo sveglio te, ok? Quello che tu farai da sveglio può non assomigliare per niente a quello che faccio io. Era solo questo, il proprio mi sapeva un pochino di unica via migliore di Google, di queste cavolate qua. In realtà è esattamente, hai anticipato, perfetto, la domanda che volevo farti era proprio inerente a questo, ovvero spessissimo, magari inizialmente in buona fede, ma chi si pone questo obiettivo di svegliare gli altri finisce per, diciamo, diventare un maestro, che di per sé non sarebbe neanche una brutta parola, ma questa parola, come ben sappiamo, in molti mondi New Age sono diventati appunto poi persone che, al di là che abbiano o non abbiano capacità, perché spesso le hanno anche, però sono persone che poi influenzano, manipolano, diciamo, utilizzano l'ego, eccetera, eccetera. E questo è stato, diciamo, io crescendo in mezzo a queste cose, una delle mie più grandi sfide nella vita, proprio cercare di non finire in mezzo a questo tipo di dinamica. E come, che consiglio daresti a chi ci segue per questo? Cioè, come riuscire a cercare magari persone che ti aiutino inizialmente a darti degli strumenti, perché non è che tutti nascono, no, con gli strumenti in tasca, senza però finire ad adorare qualche santone, cose del genere. Sì, tipo il film albanese di qualche anno fa. Secondo la mia esperienza, una prima cartina attorno a sole, una prima indicazione è stare lontani da tutto ciò che non mira a far trovare il maestro dentro e quindi a far trovare, a utilizzare degli strumenti esterni, perché nella scuola guida ci vuole chi ti insegna a guidare, ma l'obiettivo è di levarti dalle scatole perché poi guidi da solo. Ecco, cercare strumenti liberatori, per esempio... Anni fa avevo fondato un'associazione che esiste ancora, si chiama Pachamama, da un termine andino, il cui obiettivo è proporre sempre e solo
strumenti che non presuppongono la dipendenza da niente, nessuno che sia fuori, ma trovare qui dentro, nel cuore, centro del petto, nella consapevolezza, il proprio risveglio, utilizzando ovviamente 100, 1000 strumenti esterni, ma senza mai dipendere da niente, perché in quel momento dormi di più. Perché tu non puoi andare in una scuola che ti insegna a fare il morto. Non esiste. Puoi andare a una scuola che ti insegna a nuotare. Quindi esistono scuole, strumenti, purché siano provvisori. Io ho incontrato tantissime persone importanti della mia vita, dalle culture più diverse, da fisici a quantistici, al Dalai Lama, da maestri orientali a maestri occidentali, a maestri tantrici nella giungla indiana, ma sempre per fare un pezzo di percorso insieme, non per sposare qualcuno, perché comunque una cosa bellissima, ora faccio il classico esempio della Bace Perugina, per cui la nevicata è fatta di tanti bei fiocchi di neve, tutti diversi, che è banale ma è vera, il che vuol dire che ognuno di noi ha bisogno di strumenti diversi nel proprio percorso. I miei non possono coincidere con i tuoi, e abbiamo condiviso molte cose, ma ce ne sono altre che facciamo in maniera molto diversa, per fortuna. Se tu fotocopi un maestro, non sarà mai la tua strada, perché ha avuto esperienze diverse, ha lezioni diverse da imparare, karmiche, psicologiche, non importa che nome gli diamo. E quindi è saper prendere. Per quel pezzo di percorso, rimango in esempi banali, chi mi ha insegnato a guidare probabilmente non mi avrebbe insegnato a cucinare o a nuotare. È stato perfetto per imparare a guidare. I guru sono quelli che si propongono come l'unico modo il che può creare potere e che soprattutto ti crea già a priori l'idea che tu da solo, scusa il termine, sei una cacchina per dirla alla Fantozzi, e non ci puoi arrivare. Hai bisogno sempre di un intermediario, di un costruttore di ponti, di un pontefice, di qualcuno tra te e quel divino, quel piano che comunque è sempre dentro, prima di tutto. Ecco, ma secondo te molte persone in qualche modo cercano questi guru, nel senso c'è comunque un bisogno delle persone, di alcune persone, di avere invece qualcuno che appunto un po' faccia esattamente l'opposto di quello che hai detto ora? E se sì, secondo te questo bisogno è comunque una parte del percorso che ci può stare, eccetera, o è proprio una malattia? Una malattia, se non voglio giudicare, però un incidente, non so come dire. Perché tanta gente, ho visto, che la ricerca questa cosa, no? In qualche modo ne è proprio un po' affascinata. È una cosa che è presente soprattutto nelle classiche tre religioni patriarcali, ebraismo, cristianesimo, islam, che si basano comunque su qualcosa che è esterno. Se tu contatti culture matriarcali come gli Hopi, gli Zuni, culture ancora diverse come i Cheros in Perù, gli aborigeni australiani, cioè tutto ciò che sfugge a questo mainstream patriarcale, c'era molto meno questa suggestione. È che in questi tre mondi il bambino fin dall'inizio è convinto, condizionato che la sua catena di elefante esiste, è indistruttibile e che quindi avrà sempre bisogno di qualcuno che lo porti. Quando facevo prima l'esempio che ho letto, non so quanto perché sappiamo che i media dicono quello che vogliono, ma se è vero che nel Belgio oggi la gente ha paura a uscire di casa anche se potrebbe farlo, è perché si è convinti di non essere in grado di pensare, di agire. E purtroppo quello che sta succedendo anche qui in Italia, con tutto ciò che è intorno all'emergenza, eccetera, è convincere più che mai le persone che hanno bisogno di balie che gli dicano in ogni momento cosa fare, come comportarsi, quando mettersi uno straccio in faccia, quando toglierlo, quante persone vedere, quanti sono i congiunti, cioè sempre bisogno di qualcuno che ti dice qualcosa, perché tu così non pensi mai. È ovvio Sì, che no, c'è chi preferisce questo. proprio in questo programma ne abbiamo parlato più volte di questo aspetto, cioè una cosa che,
mi ha colpito moltissimo è stata come, non so chi tra gli ospiti che ho avuto ha parlato di infantilizzazione degli umani, no? Cioè come si sia deciso di, diciamo, diamo per un attimo per certo che tutte le norme, diciamo, gli obiettivi fossero giusti, quindi fosse giusta la distanza sociale, fosse giusto coprire il viso e così via. Però tutte queste cose non sono state poste come imposizione, cioè non so come dire, come se noi non fossimo, cioè non veniamo considerati come esseri responsabili, in grado di eventualmente tutelare con le dovute informazioni la propria salute, ma uno me lo deve, mi deve impedire, tanto da arrivare appunto alla farsa dei congiunti, per cui puoi arrivare a vedere un cugino di sesto grado ma non un amico, il modo in cui le persone parlano di assembramenti, e tutta una serie di concetti, insomma, che hai già in realtà in qualche modo introdotto a inizio puntata. In questo modo si rafforza un'idea di un cittadino che appunto è un bambino da tutelare, neanche nel senso più bello del bambino, ma nel senso proprio della persona. E quindi è qualcosa che insomma, che ovviamente va un po' proprio contro la responsabilizzazione delle persone. No, questo pur ammettendo che siano tutte giuste gli obiettivi di queste cose, ma anche se fossero tutti giusti, potrebbero essere, no, raggiunti in altro modo. Tu cosa, secondo te, perché è stato fatto questo? Cioè, tu ci vedi proprio una volontà politica, un'ingenuità? Sì, politica, non nel senso partitico in questo caso, perché è una cosa che va molto al di là, senz'altro, sì. A priori, so che se ne è già parlato molte volte, ma tu hai detto giustamente più volte, ammettendo che l'idea di avere questi teli in faccia smentita dall'OMS, l'idea che mettere queste cose in faccia sia sano è smentito da tutti quelli che dicono che su questi teli il virus può rimanere fino a 7 giorni, quindi se tu ti metti questo affare in faccia, poi te lo togli, te lo metti nel collo, sei tu che ti contagi. E ho visto un mucchio di persone con cui ho parlato, convinte che mettersi questa roba serve a proteggere se stessi. Il 90% delle persone con cui ho parlato non sapevano che serve solo a proteggere gli altri. Ora, perché parlo di questo? Perché questo è un esempio comunque di Pavlov, condizionamenti pavloviani. Noi sappiamo che quando un evento viene ripetuto per 21 giorni si creano sinapsi, si creano endorfine all'interno del corpo. Questa cosa va avanti da mesi, indipendentemente da momenti in cui potrebbe essere utile, perché siamo al discorso di prima. Ma la prova generale è che ora, se ti dicono che una cosa fa bene, ho letto che la salute è più importante della libertà, la salute è più importante del libero arbitrio, detto tra l'altro nel paese che è stato terzo nel mondo con un numero di morti. Perché se me lo dice, che ne so, l'Islanda, ci posso anche credere. Ma detto da un paese che si è vantato di aver chiuso i voli dalla Cina e grazie a questo si è infettato, non ci credo più di tanto. Ma non è per politica, perché la politica credo che esuli anche da questa trasmissione. È perché è proprio un discorso della voglia di tenere i sudditi a ubbidire, che c'è sempre. E perché questo, perché una persona che pensa, come si sa, è una persona pericolosa. Già 20 anni fa c'era qualcuno che diceva di usare le sue televisioni per rivolgersi alle persone ignoranti. Quindi il germe era partito molto prima. Prima è creato le persone ignoranti e poi gli dà le cose per persone ignoranti. Ma non è colpa della gente. Semmai sì. Potrebbe anche svegliarsi. Perché certo. Quando uno comincia a dire se mi metto questa cosa addosso è una cosa che mi tiene 7 giorni e se me la metto per strada o in macchina mentre guido da solo c'è qualcosa che non va, sì, vuol dire che non stiamo bene. E questo, non sto parlando di questo, ma degli individui che vengono resi ebeti. Sì, la cosa più incredibile appunto è, secondo, almeno dal mio punto di vista, è proprio il perdere la consapevolezza di un gesto, nel senso che se anche appunto credi che serva, non può servirti quando sei da solo in macchina, non può servirti quando cammini da solo in un parco. Poi sul fatto che protegga gli altri, non potrebbe anche dire, beh, è buono anche proteggere gli altri, no? Per dire, cioè, però il punto anche lì
il tema è saperlo e scegliere, uno credo che debba poter scegliere delle proprie azioni, ovviamente nel rispetto anche della salute degli altri. Aggiungo solo una cosa, faccio una mia riflessione e poi andiamo alla prossima domanda, che anche questo tema sulla salute che viene al primo posto a me ha fatto molto sorridere, non tanto perché non lo trovi necessariamente giusto, ma appunto mi chiedo, ma se così fosse, come mai i cambiamenti climatici che probabilmente porteranno all'estinzione dell'umanità, allora non ci portano a cambiare i sistemi economici, no? Quando tutto il mondo dice che si ferma, cioè sarebbe anche un principio interessante fermare ad esempio l'economia, non parlo ora del chiudere la gente in casa, di mascherino o meno, ma di fermare l'economia per tutelare la salute delle persone, no? Per una volta non metti al primo posto l'economia, però a maggior ragione questo andrebbe fatto per cambiamenti climatici o per l'Ilva di Taranto o insomma o tanti altri casi che in mezzo mondo. Se vuoi aggiungere qualcosa, poi passo al prossimo. Sì, velocissimo, intanto fermare l'economia non va molto nella direzione di produrre milioni di questi oggetti che vanno a inquinare il pianeta. Certo, e il fatto di aver riconvertito fabbrica a produrre questa roba che viene buttata via non mi sembra un fermare l'economia, ma uno spostarla da un'altra parte. Perché soltanto adesso si comincia a dire puoi mettergli qualcosa che non è a norma CE. E a questo punto con la salute credo che non c'entri nulla. Un'ultimissima cosa su questo, io sono perfettissimamente d'accordo e anche di più che è una cosa molto bella che uno si metta qualcosa addosso per non danneggiare gli altri. Ma che lo faccia soltanto perché crede di fare del bene a se stesso è una manipolazione allucinante. Certo, sì, molto anch'io. Senti, andiamo avanti perché purtroppo il tempo scorre implacabile. Certo. Prima hai detto, hai raccontato un po', quando parlavamo diciamo dei guru, non guru, raccontavi insomma la tua esperienza e una cosa che mi piace condividere, diciamo un pizzico di nuovo di parte personale, e che forse è una delle cose che anche come figlio, in questo caso, mi metto il cappellino del figlio, mi ha salvato, no? Nel crescere con dei genitori, anche mia madre, insomma, si è occupata sempre di queste tematiche, diciamo, particolarmente strani, era che a fianco a tutte queste ricerche, questi discorsi spirituali, importanti, eccetera, eccetera, c'era poi la fantascienza, i fumetti, Paperino, Star Trek, eccetera, eccetera. E una conferma che poi trovai quando in Perù incontrammo, insomma, cioè parlo della mia esperienza in questo caso, ovviamente tu ne hai avute mille di più, però un sacerdote, non mi viene il termine, dei Keros, che aveva fatto una cerimonia meravigliosa, in mezzo alla natura, tutta di connessione con i quattro elementi, super autorevole. Poi andammo, gli offrimmo un gelato in un bar, questo signore, che era un momento prima il mega sciamano super saggio, probabilmente non aveva mai mangiato il gelato, si metteva il cucchiaino in bocca e rideva come un bambino, ma proprio come un matto per la sensazione del gelato. E quindi voglio chiederti quanto è importante unire a tutti i percorsi di consapevolezza la capacità di veramente di cazzeggiare, diciamola così, di sdrammatizzare, di giocare, cioè il gioco, quanto è importante secondo te in un percorso spirituale di crescita? 150%, grosso modo, e questo è uno dei punti fondamentali su cui si è un po' condizionati che si cresce attraverso la sofferenza, che è un'altra bestialità tremenda delle religioni patriarcali. Perché noi abbiamo un corpo e una mente, l'ho detto prima, ma lo ribadisco, sono degli strumenti meravigliosi per fare esperienza. Abbiamo cinque finestre che sono i sensi, che colgono frequenze, che ci permettono di godere della realtà. Se tutto questo gioco è in atto, gioco sarebbe l'universo per intendersi, è perché noi come parte della consapevolezza disseminata sui pianeti, eccetera, possiamo fare esperienza. E l'esperienza non è sofferenza. La sofferenza segnala che c'è qualcosa che non va. Mal di pancia uguale, non l'ho digerito. Che ne so, mal di testa uguale, ho pensato troppo, oppure soffro. Ma è qualcosa che segnala un difetto, un limite da superare per andare verso il benessere. Quindi, Paperino, Star Trek, per citare gli esempi che dici tu, ma un qualunque sport, ma non andare a vedere una partita, fare sport attivo,
il sesso, che è una cosa che viene sempre trascurata nei percorsi di crescita, ma che il maestro tantrico Sharma Yogi mi ha insegnato quanto sia la base per costruire tutto il resto, perché la connessione attraverso il corpo per far salire l'energia, voi kundalini, voi tante altre cose, e attraverso un corpo sano, e dicevano men sano in corpore sano, soltanto che se tu dici solo men sano in corpore sano puoi avere un automa, ma se tu dici un individuo che possiede un corpo che sa vivere cose piacevoli, una mente che sa fare esperienza, e quindi lui, lei, l'individuo ha un cuore capace di amare, è una persona completa. Ma se noi soffochiamo, reprimiamo, diventiamo noiosi, la noia non c'è. In India dicono l'universo è il gioco, è l'ira, il gioco divino. È un gioco, è un videogame, un'avventura, dove trovare i modi più piacevoli per superare gli ostacoli di sofferenza, invece che sguazzarci e sentirci nobili perché soffriamo. No, è brutto soffrire, ma è un modo per decidere di smettere di farlo. Vabbè, niente, vado avanti perché sennò mi perdo. Facciamo un passo indietro andando avanti. Hai detto prima che hai studiato, insomma, è emerso anche da queste chiacchierate, che hai studiato culture di mezzo mondo, no? Da quelle indiane, asiatiche, a quelle appunto occidentali. Hai citato gli Yopi, hai citato il Tantra, eccetera, eccetera. E appunto io, diciamo, qualche volta condividendo in parte dei tuoi racconti, una delle cose che mi ha sempre più affascinato dei tuoi viaggi, in qualche modo, da, diciamo, da antropologo, io dico sempre a un certo punto ti sei autoeletto antropologo e hai cominciato a studiare il mondo, è le straordinarie punti in comune, no? Questa non so se è una cosa che colpisce in particolare me, ma comunque di sicuro mi colpisce, cioè il fatto che culture apparentemente lontanissime, sia geograficamente che a volte storicamente, magari sì, forse avevano dei contatti, chissà, però anche, cioè, arrivano in molti casi a punti in comune, cioè a tanti punti in comune, così come oggi la fisica, la moderna scienza in qualche modo conferma, non so, il pensiero cinese di migliaia di anni fa, allo stesso modo ci sono dei saperi che sembrano simili tra le culture asiatiche, quelle celtiche, quelle del continente americano. Quali sono, se ci sono dei punti in comune che più ti colpiscono? Cioè, dopo tantissima, tu hai iniziato, quando si dice giovane, hai iniziato, credo, a 13 anni, non so, a studiare queste cose. Vabbè, 15, dai. A 15 anni. 15. Quindi in questi tanti anni di ricerca, quali sono, se ci sono, i punti che ti hanno colpito di più, che uniscono il mondo, in qualche modo, le varie culture? Hai citato più volte le culture matriarcali, ma qui allargherei proprio in generale, nella tua ricerca generale di una vita. In realtà, più dei punti specifici è il fatto che se vai ad approfondire tutte quelle culture che non sono state globalizzate, ma tutte vuol dire tutte, hanno un'infinità di punti in comune che chiaramente, approfondendo, hanno una matrice comune. A livello di miti, da diluvio universale, che è presente in tutto il mondo. Le piramidi sono presenti in tutto il mondo. Qualcosa che gli dei che scendono dal cielo e trasmettono la conoscenza alla donna, sempre, è comune in tutto il mondo. Conoscenze che sono comuni. In effetti, se tu guardi senza pregiudizi, va perfettamente a concretizzarsi quello che in Egitto si chiama la leggenda di Osiride. Osiride, adesso in due parole sintetiche, mi perdoni chi la conosce bene, ma chiaramente qui stiamo all'assoluta essenza. Osiride viene ucciso, smembrato, e le parti del suo corpo vengono sparse in tutto il mondo. Iside si mette alla ricerca, ritrova tutte queste parti e lo ricompone, tranne il fallo, eccetera. Adesso, ripeto, è banalizzato in maniera vergognosa, ma quello che indica è che c'è una conoscenza comune e si vede che è ugualmente diffusa ovunque, con strutture culturali diverse. Il Reiki parla di centrarsi nel cuore, ricevere energia e trasmetterla. Gli Hopi parlano di collegarsi col petto, aprire la testa
e far scorrere l'energia. I tibetani dicono la stessa cosa, questo è un esempio di mille. Il sogno lucido che ho citato prima c'è in praticamente tutte le culture tradizionali del mondo. I Cheros che hai citato, cioè gli eredi degli Inca, e quindi che sono rimasti isolati a 5.000 metri da secoli, hanno lo stesso tipo di corpus di conoscenze. In effetti c'è poco che, se andiamo indietro, che sfugga questo quadro di insieme. Anche le stesse piramidi, che una volta si pensava fossero in Egitto, adesso uno si chiede dove non sono le piramidi. E Sì, sono state quindi, trovate anche in Cina adesso, no? infatti, quindi nei luoghi più diversi, quindi è molto, diciamo, probabile, fermiamoci qui, che tutto questo derivi da una matrice comune. Prima di che il corpo di Osiride fosse fatto a pezzi, per stare nella simbologia. Qui verrebbe, però davvero verrebbe un'altra puntata anche da interrogarsi a proposito di saperi, diciamo, polverosi come l'archeologia continui. A me quello che colpisce l'archeologia è questo, purtroppo non solo in Italia, continui a non mettere al centro degli studi queste incredibili coincidenze, tra virgolette, no? Quando io proprio da ignorante totale di archeologia, non ho fatto esami, però quando ho visto le piramidi in Messico, ovviamente in Egitto, adesso in Cina, decine di piramidi hanno scoperto, qualcuno dice nell'ex Jugoslavia e così via. Serbia. Sì, a Visoko, eccetera. Cavolo, ma uno si dovrebbe interrogare sul come mai, cioè, ma come mai in mezzo mondo, cioè, rimane anche proprio alla scienza ufficiale, no? Proprio quella anche un po' bigotta, dice, ma non ti chiedi come mai in tre quarti del pianeta hanno costruito delle. Eppure, neanche a livello puramente archeologico, questa cosa viene affrontata in modo sistemico, e qui si aprirebbe anche un po' il tema di come è costruita, però davvero. Non Certo. possiamo approfondirla ora, anche perché abbiamo ancora tanti aspetti che mi piacerebbe toccare del tuo percorso. Ultimamente stai studiando, non so se lo dico bene, i percorsi binaurali, è corretto dirlo? O come si Sì, chiamano no, queste tecniche? Presentale brainwave tu. training, cioè addestramento attraverso i suoni per sincronizzare le onde cerebrali. So che qui siamo nella semplificazione assoluta, ma il concetto è proprio come l'utilizzo di brani con delle frequenze di vario tipo può innescare guarigione, può innescare forme di meditazione. Hanno misurato, per esempio, che con tutta una serie di brani si ottengono esattamente le stesse onde cerebrali che raggiunge un monaco tibetano dopo 20 anni di pratiche meditative e così via. Questo chiaramente non è banalizzare la meditazione, è semplicemente dire che se tu al monaco tibetano gli fai risparmiare 20 anni, gli dai 20 anni in più per meditare davvero. E non solo il monaco tibetano, tu, io, tutti quanti. Perché comunque le frequenze esterne sincronizzano nel modo più preciso le onde cerebrali che hanno, non so, quelle che abbiamo chiamate onde beta, sono le onde che stiamo utilizzando tutti in questo momento per parlare quando impegniamo L'onda la del mente. cervello, Le no? onde del cervello, scusa, certo, Sì. perfettamente. Rallentando, le onde alfa sono quelle che si ottengono quando si chiude gli occhi, ci si rilassa e via via. Queste sono onde sempre più lente, più come frequenza, come movimento. Le onde delta sono comuni al sonno e alla meditazione, eccetera. Ora, tutte queste cose si possono raggiungere con delle pratiche, degli allenamenti faticosi, ma l'uso dei suoni, che anche qua è una conoscenza antichissima, perché in principio era il verbo, dice la Bibbia, la vibrazione primordiale, dicono in India, tutta la scienza dei mantra. Quindi il fatto che, verbo inteso come suono, comunque sia, il suono è veramente un modo diretto, perché è una po', ancora una volta usiamo il corpo come ponte per innescare qualcosa su altri piani. E Ma quindi ci dobbiamo stare dentro noi. per spiegarlo a chi non le conosce, sono tra virgolette delle musiche, dei suoni, dei rumori che io ascolto in cuffia, insomma, in qualche modo, O anche senza. e che attivano questo tipo di lavoro Sì, in cerebrale, corretto? risonanza, esatto. Mettono in risonanza le onde del cervello.
E questo, tra l'altro, viene utilizzato anche molto a livello terapeutico per tutte le problematiche legate soprattutto allo stress, alle cose psicosomatiche, alla tensione, perché inteso come aspetto terapeutico funziona comunque. Inteso come strumento di crescita, ci vuole la persona che le voglia usare, perché non è che io mi siedo qui, penso ai fatti miei, sento la musica, non raggiungo il nirvana. Ma se mi interessa lavorare su me stesso, sì. Invece per altre cose più fisiche, ci sono delle scuole molto grandi, una si chiama Metodo Automatis, che è una delle più conosciute, che utilizzano questi suoni in cliniche in mezzo mondo, proprio per lavorare attraverso il cervello per ristabilire il corpo. E mi piace molto perché è una di quelle cose che ricollega tutto, come si diceva prima. Esatto, sì. In questi anni si stanno studiando sempre più, diciamo, le neuroscienze, diciamo, gli sviluppi appunto cerebrali. Io, mi piace citare i pezzetti che ho seguito anch'io, appunto, ho studiato un po' il lavoro di Joe Dispenza, sempre che avevo conosciuto anche tramite te, che, e adesso anche lavorando con i cani è interessante vedere come anche, diciamo, nella cinofilia si lavora sui percorsi neurali che i cani sviluppano in determinate esperienze, eccetera, eccetera. Mi chiedo, visto che il tema di oggi è un po' appunto la consapevolezza, la spiritualità, l'identità, no? Che danno il titolo a questa serata, una cosa su cui spesso mi interrogo è se qualcuno mi dà una botta in un certo punto del cervello, mi disattiva, mi danneggia un qualcosa e io perdo dei pezzi di me, no? Fino addirittura a diventare potenzialmente un vegetale, perdo consapevolezza, posso perdere la memoria, come in molti film, torno indietro di 20 anni, eccetera. Queste tecniche di lavoro su se stessi, appunto, in parte gli hai già risposto, mi hai fregato perché l'hai anticipato. Cioè, appunto, ovviamente da sole non sono sufficienti questi strumenti, però mi chiedo qual è il confine, cioè se c'è un percorso spirituale, secondo te, dove risiede in qualche modo? Chi dice nel cuore, cioè nel senso, perché noi comunque tendiamo a usare tantissimo la testa, anche quando facciamo esperienze di questo tipo, stiamo comunque lavorando appunto sulle onde cerebrali, no? Però il cervello è qualcosa che con un semplice martelletto può essere disattivato. Allora io dove sono, secondo te, dove siamo noi? Siamo nel cervello, siamo nel cuore, siamo nel corpo, siamo fuori? Dove risiediamo? Allora, noi stiamo comunicando in questo momento utilizzando dei computer, che ci possono permettere anche distanze grandi di rapportarci l'uno all'altro. Il computer, che è la nostra mente, è uno strumento. Tu e io non siamo dentro il computer, usiamo il computer. E questo è il concetto. Quindi, quella che viene chiamata consapevolezza, coscienza o in qualunque altro modo, non risiede in una parte organica, perché altrimenti alla morte di questa parte non sopravvive nulla, perché sei solo, cioè anche qui ci sono persone purtroppo che si identificano soltanto nel corpo e nella mente, è una loro scelta comunque sia, cioè, purtroppo dal mio punto di vista, quindi ho contraddetto me stesso anche in questo, ma se tu non ti limiti, cominci a scoprire, tu per esempio quando ascolti un brano di questo genere, te ne stai a occhi chiusi, ci sono anche brani che utilizzano dei colori, quindi hai anche degli occhialini che guardi a occhi chiusi, che vibrano in sincronia con la musica. Tu non sei più lì, non sei nella mente. Tu sei a contatto con la tua parte più reale, come se la mente... scusa, il ritorno indietro. Quando tu fai il morto, non sei nel corpo, ti godi il momento. In realtà sei nell'acqua, sei nel sole. Il corpo ti ha permesso di arrivarci, ma tu sei qualcosa di diverso. Tu fai la vasca emozionale, quella esperienza bellissima in cui sei in una vasca di soluzione salina a 37 gradi al buio, il corpo galleggia e ritorni a essere come un feto. Il corpo te lo dimentichi in quel momento e ti accorgi che tu ci sei comunque, come quelli che hanno avuto esperienze di viaggi fuori dal corpo, che hanno visto in coma il proprio corpo dall'alto e i chirurghi che lo operavano. In quel caso non erano identificati in un luogo. Il cervello, certo, è il computer,
Se il mio computer adesso perde una quantità di RAM oppure sia salta qualche cosa, funzionerà meno bene come il computer di 2001 Odissea nello spazio, no? Che veniva disinnescato, diventava stupido. Ma chi lo stava disinnescando? No, non era il computer. Lì tutta la follia di quel film c'era perché il computer si è trovato a dover prendere decisioni perché nessuno lo guidava. Quello che succede è che la mente spesso si trova a dover fare finta di essere la coscienza. E fa casino perché non è pronta, non è capace, non può farlo, povera. Non è colpa, non è cattiva la mente, siamo noi che dormiamo. Ecco, sono contento perché mi hai aiutato anche ad arrivare alla prossima domanda. Stiamo andando verso la fine. Italia che cambia, chi ci segue è un progetto basato su una parola che anche tu usi spessissimo, che è la parola responsabilità. Noi abbiamo, diciamo, il mio primo viaggio, io fu proprio un viaggio alla ricerca di persone che si erano assunte la responsabilità della propria vita senza aspettare qualcun altro lo faccia al suo posto. Ora hai detto appunto che il tema di 2001 era. Hai fatto scegliere, hai dato la responsabilità della scelta, diciamo, a qualcuno che a una parte che non era programmata, non era quello il suo ruolo. E, secondo te, per te, che cosa significa essere responsabili delle proprie azioni? Cioè. Ok, in questo per esempio, visto che hai citato prima la One Experience, la responsabilità è un tema fondamentale ed è etimologico. Responsibility vuol dire la capacità di rispondere rispetto a reagire. È tutto qui paradossalmente, cioè reagire vuol dire che tu fai esattamente quello che è o quello che ti viene chiesto o l'opposto di quello che ti viene chiesto. Sei manipolabile, non esisti, sei un salvaschermo. Responsibility è quando tu cominci a rispondere e quindi a prendere in mano la tua vita in qualunque direzione tu la puoi apprendere. Il fatto stesso di farlo è un enorme salto. Il salvaschermo di un computer sembra una cosa incredibile, basta sfiorare il mouse e sparisce. Quel mouse è quel minuto di risveglio di cui parlavi prima tu. Quindi è prendere in mano. Io dico sempre che l'unica legge universale è non nuocere mai a niente, a nessuno, compresi se stessi. Con questo che vuol dire nuocere all'ambiente? Vuol dire un'infinità e mezza di cose. Ma fatto salvo questo, tu sei libero di fare quello che diavolo vuoi, di seguire il percorso che vuoi. E questo è responsibility. Purtroppo è più chiaro in inglese che in italiano. Proprio rispondere in qualunque situazione, valutare anche un istante. E diventa, mi spiace dirlo ancora una volta alla noia, semplice. Che a volte lo vuol dire facile, ma è semplice. Ultimo saltello, hai girato un bel pezzo di pianeta, c'è un paese, un luogo, un incontro, un'esperienza, qualcosa che ti è rimasta particolarmente impressa fino adesso, che poi quello ne farei molti altri, ma in questo pezzo di vita che hai percorso. Se parliamo di esperienze, fondamentalmente due. Una è stata quando con un gruppo di persone ho passato la notte nella Grande Piramide, chiusa, quindi senza, nella cosiddetta camera della follia, che è quella posta sotto il livello del suolo. Parliamo della piramide di. Piramide di Cheope, scusa, salto molte cose, hai ragione. La Grande Piramide, quella classica, quella più affascinante. E l'altra è stato il contatto con gli Hopi, che sono
Abbiamo perso la linea proprio sul finale. Mi dispiace, a questo punto dobbiamo salutarvi. Saluto io anche da parte di Giancarlo. E vi aspetto come ogni martedì, no, martedì prossimo no, perché il 2 giugno non ci saremo, quindi ci ritroviamo martedì 9 giugno, sempre alle 6, sempre in diretta su Matrix dentro di voi. E dentro di noi, scusate, ma la caduta di linea finale mi ha sorpreso. Grazie e buonasera a tutte e tutti.